Credo che lo sviluppo delle capacità terapeutiche consista in larga parte nel fare molto con poco. Con queste parole, verso la metà del secolo scorso, Henry Stack Sullivan, padre della psicoterapia interpersonale e di tante altre cose, segnava quello che è un punto fondamentale per le terapie brevi: ottenere molto con il minimo sforzo. Che peraltro è uno dei principi che il mio amico e maestro Michael Hoyt riassume in una maniera molto efficace. Easy things first. Prima le cose semplici. Perché, come dicevo anche in altri video, noi siamo portati erroneamente a pensare che per risolvere dei problemi anche complessi serva veramente un grande sforzo, grandi manovre, grandi cose da fare. E questo è un problema anche perché se parti con questo mindset sicuramente andrai in quella direzione, cioè in quella del dover fare un giro più lungo quando magari invece non era necessario. Ricordo questo caso, non ricordo dove l'ho letto, mi pare in un libro di Paul Watzlawick, dove questo terapeuta che teneva delle conferenze in giro per gli Stati Uniti, a un certo punto gli chiesero di vedere un seminarista che si travestiva da donna, e all'epoca, parliamo di diversi decenni fa, era considerato un gravissimo problema. Il terapeuta lo accettò, lo vide dietro le quinte, e da quel giorno il seminarista smise di travestirsi. Quando gli chiesero che cosa avesse fatto per produrre questo effetto soltanto con un singolo colloquio, il terapeuta cercò di rimandare un pochino il discorso, fino a che, messo con le spalle al muro, molto imbarazzato, disse: ma gli ho semplicemente detto di smetterla con queste sciocchezze. Non voglio ovviamente entrare nel merito del caso specifico, però solo far vedere come di casi simili, in cui basta veramente poco e serve un tocco leggero per produrre un cambiamento significativo, ce ne siano parecchi. Penso semplicemente al fatto che, parliamo di Milton Erickson, è vero, però la stragrande maggioranza dei casi di Milton Erickson documentati in letteratura dura una seduta. Considera che secondo molti studi la maggior parte delle psicoterapie finisce by default, per default, cioè per abbandono prematuro del cliente. Uno dei motivi è che noi magari ci facciamo un'idea di quello che gli serve, ma in realtà gli serve tutt'altro, al punto che anche pochi incontri possono bastare. E questo è interessante perché noi magari pensiamo, come psicologi, che quello che gli serve al cliente sia risolvere il problema, ma questa è solo una delle nostre funzioni. Posto che voglio approfondire questo argomento, magari ci tornerò su con dei video, c'è un libro interessante, un capitolo interessante di un libro, Constructive Therapies, in cui Walker e Peller parlano di questo concetto di stay on track, stare, in italiano potremmo dire, sulla buona strada, sulla strada giusta. I due partivano dalla loro esperienza con la formazione con altri terapeuti, quando i colleghi gli chiedevano: ma come faccio se l'obiettivo del cliente è quello di, per esempio, smettere di essere in lutto, oppure di smettere di essere dipendente, o di riuscire a prendere una decisione importante, come per esempio mi sposo o non mi sposo. In queste e in altre circostanze il rischio è quello di partire con una terapia che non abbia un obiettivo ben definito, che non riesci a misurare, a capire quando lo potrai raggiungere, e magari finisci per andare avanti e trovarti in una situazione in cui il cliente, come sappiamo, ti abbandonerà by default, prematuramente, e tu non saprai se hai raggiunto o meno quell'obiettivo o se gli sei stato d'aiuto. Walter e Perler riprendono le idee di altri due autori, Arlene Anderson e Harry Gulishan, che sostanzialmente dicevano di favorire l'agency delle persone, cioè la loro capacità di sentirsi in grado di agire, di mettersi in moto, di poter fare le cose con le proprie mani. Questo permette così alla persona di sentire che è sulla strada giusta, che è on track, che può fare qualcosa, e i due autori individuano 6 modi per realizzare questa possibilità. In sostanza si tratta di individuare degli obiettivi che, uno, siano positivi, nel senso di concreti, nel senso di fare qualcosa e non di smettere di fare qualcosa. 2, messi in termini di processo, quindi che debbano descrivere chiaramente l'azione che va fatta. 3, che siano nel qui e ora e non in un remoto passato o in un futuro improbabile. 4, che siano il più specifici possibili, perché così sai esattamente cosa va fatto e lo definisci in termini concreti e operativi. 5, che siano sotto il controllo del cliente, cioè effettivamente il cliente deve avere la possibilità di attuarli. E 6,
sai, usando il linguaggio del cliente, cioè usando quello che è il suo sistema rappresentazionale e non qualcosa che gli mettiamo sopra noi. L'idea è molto interessante perché, come dicono gli autori, questo fa sì che la fine della terapia non coincida necessariamente con la risoluzione del problema, ma può coincidere col fatto di mettere la persona on track, sulla strada giusta, sulla pista giusta, sull'idea del posso farcela, posso fare delle cose. Questo naturalmente non deve diventare un vabbè, gli do due tecnicozze e via, gli do qualche indicazione, tanto poi lo metto sulla strada giusta e che sarà, sarà. No, perché a parte che ovviamente l'onestà intellettuale sta andando a farsi benedire in questo senso, ma poi le persone non sono sciocche, lo riconoscono. Probabilmente si tratta anzi di quei casi che già molti di noi avranno visto, la persona viene e dice sono stato quel terapeuta per una, 5, 10, 100 sedute, ma non ho risolto niente. Non deve diventare una scusa, però può essere un ottimo modo per massimizzare ogni singolo incontro. Così, anche se la terapia dovesse interrompersi o comunque non dovesse andare esattamente come avevamo programmato noi, potremmo sapere che abbiamo messo la persona sulla strada giusta.